Buona giornata a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con i tarocchi di Marsiglia. Sono Massimo Canetta, docente per l'Università Popolare del Sociale del videocorso Tarot, tarocchi introspettivi. Oggi vi parlerò della carta del carro, il movimento, il progresso, il viaggio, il controllo e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. Attraverso la comprensione del suo simbolismo, andremo a vedere una prospettiva su cosa aspettarci e cosa sviluppare a livello evolutivo quando la carta del carro compare in un tiraggio di carte. Il simbolismo del carro. Il carro rappresenta la forza, il controllo, la determinazione e il progresso. Nella carta vediamo un carro trainato da due cavalli, guidato da un conduttore. Il carro simboleggia il viaggio, la volontà e il potere interiore per superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. I cavalli rappresentano le forze contrastanti e l'equilibrio necessario per avanzare nella direzione desiderata. Interpretazione del carro. Quando la carta del carro appare in un tiraggio di carte, ci invita a riflettere sul nostro percorso di crescita e a prendere il controllo della nostra vita. Questa carta rappresenta l'energia dinamica e la determinazione necessarie per raggiungere i nostri obiettivi. Il carro ci sfida a mettere in moto il nostro potenziale interiore e a guidare con sicurezza nella direzione desiderata. Sviluppo evolutivo con il carro. Quando la carta del carro compare in una lettura, ci sono diverse qualità evolutive che possiamo sviluppare. 1. Determinazione e perseveranza. Il carro ci invita a sviluppare una forte determinazione e la capacità di perseverare di fronte alle sfide. Dobbiamo imparare a mantenere l'impegno e a superare gli ostacoli con resilienza e fiducia nel nostro potenziale. 2. Equilibrio e armonia. Il carro ci ricorda l'importanza di trovare l'equilibrio tra le diverse sfere della nostra vita. Dobbiamo gestire le forze contrastanti all'interno di noi stessi e trovare un punto di armonia tra la nostra volontà e le influenze esterne. 3. Leadership e controllo. Il carro ci sfida a sviluppare una leadership consapevole e il controllo delle nostre azioni. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte e guidare la nostra vita verso una direzione positiva. 4. Connessione con il proprio potenziale. Il carro ci invita a connetterci con il nostro potenziale interiore e a utilizzarlo per il progresso personale. Dobbiamo credere nelle nostre capacità e avere fiducia nella nostra forza interiore per raggiungere i nostri obiettivi e realizzare il nostro pieno potenziale. Conclusioni. Il tarocco di Marsiglia del carro rappresenta la forza, la determinazione e il progresso nel nostro cammino evolutivo. Quando la carta del carro compare in un tiraggio di carte, ci sprona a sviluppare la determinazione, l'equilibrio, la leadership e la connessione con il nostro potenziale. Attraverso questi sviluppi evolutivi possiamo guidare con fiducia la nostra vita e raggiungere i nostri obiettivi con successo. Il carro ci ricorda che siamo i conduttori del nostro destino e che possiamo concludere e superare ogni ostacolo lungo il nostro cammino. Ricordiamo sempre che gli arcani dialogano tra loro e quindi è importante un tiraggio a più carte per comprendere le interconnessioni tra esse. Un solo arcano è una sola parola all'interno di una frase. La puntata è terminata e spero vi sia piaciuta. A presto con il prossimo episodio, il prossimo arcano.